maschile che si era venuto a trovare l'Aquila ha la possibilità perlomeno di pareggiare questo incontro, non può fare altro. Cesini. E Manuelli, questa coppia che si è venuta a riformare in questa stagione con il ritorno di Manuelli ad Ancona. Vediamo un po', essendo tornati su questo campo e senza aver visto come si è sviluppato il gioco, dovrebbe essere punto sicuramente, se non due, di Ancona 2000, punti a terra. Ma come al solito aspettiamo prima di dare punti senza la certezza, aspettiamo quello che dirà l'arbitro. Sono due punti e quindi perfetta parità, quattro pari. Cesini imposta il gioco, come al solito determinante in una formazione, la prima boccia e Cesini la gioca ottimamente. Punto che rimane, vediamo un po' ora se Barbieri, sembra buona, molto buona anche la boccia di Barbieri, anche se leggermente sul lungo, una boccia da 35, non di più. Ultima boccia di tornata per Marco Cesini, sembra ben giocata, ottima la boccia di Marco Cesini che toglie il punto e mette sotto rimpallo la boccia del secondo punto, in effetti non viene tirata anche perché, vedete, Manuelli dispone ancora di due bocce, quindi già in sottopalla la formazione di casa non rischia il rimpallo sulla propria boccia. Vediamo un po' se questa giocata di Sebastiano Barbieri non è valida, non è buona, corta. Ultima boccia di tornata per la formazione di casa, la gioca ottimamente Marco Di Nicola, ottimo il punto e qui diciamo che si
si ribalta un po' la situazione e sotto rimpallo questa volta la boccia della formazione anconetana, però Manuelli dispone di due bocce, quindi il punteggio, vi ricordo, è di 4 pari, e tenta l'accosto, conoscendo benissimo, avendo giocato qua 4 anni, questi campi li conosce benissimo, e quindi tenta anche lui la possibilità con la calata della spondina, però mi sembra corta, forse direi ben giocata, ma non giusta di forza. Tiro di volo, tiro spettacolare. Vediamo un po'. Vediamo questa giocata di Gianluca Manuelli. Ai ai ai, non colpisce, colpendola in quel lato. Comunque, inutile fare previsioni su quello che non è avvenuto, quindi il punto rimane alla formazione di casa, che si porta sul 5-4, vediamo dove giocano il pallino. Sponda sinistra, mi sembra. È la sponda preferita da parte di Sebastiano Barbieri, però molto lungo. Vediamo un po' se è buono. Sì. Siamo al limite, vedete? Il pallino ha circa 20 cm dai 4 metri. Ci prova Sebastiano a impostare benissimo questa prima boccia. Non è male, ma è in una posizione tale che non dà fastidio. E quella sponda l'abbiamo vista anche in precedenza, è una sponda che tiene, e quindi incredibile che forse è stato troppo sotto. Avete visto dove si è messo invece Cesini? È forse lui troppo fuori, ma vedete la boccia che tende a scendere in questa circostanza, non dovrebbe aver fatto il punto. Barbieri è stato troppo sotto, Cesini probabilmente ha lasciato subito la boccia verso la sponda e in quella posizione la sponda tira. Vediamo, forse in questa occasione Cesini, vedete, l'ha lasciata molto più larga e adesso la boccia tende ad andare verso la sponda, tirata benissimo. Vediamo un po' la forza. Non lo so, dalla nostra prospettiva sembrerebbe di no, ma è difficile capirlo. Anche l'arbitro ha bisogno di una misurazione, ci sembra o no? No. Ancora non riusciamo a capire se il punto è fatto. No, non lo sanno nemmeno loro, perché hanno chiamato il direttore di gara che, ripeto, ve l'aveva detto a inizio cronaca, il signor Colangeli del comitato di Rieti. Misurazione con il metro. Siamo in attesa, sembra che abbia detto loro, abbiamo intravisto il labiale di Cesini, in effetti è così. Vediamo il tiro sul pallino, non lo so, crediamo. No, boccia del punto e ha fatto una cosa, ha fatto un bambino coi baffi, diciamo, Gianluca Manuelli. Colpendo bene, diciamo, poi il resto viene da sé. Ora tocca a Marco Di Nicola colpire la boccia più corta.
colpisce, muove tutto. Il pallino va verso la boccia verde, prende il punto, una boccia per Ancona 2000, due ne hanno i giocatori dell'Aquila che conducono per 5-4. Manuelli dovrà essere bravo a togliere il punto. E questo lo ha fatto, ora tocca ancora a Marco Di Nicola colpire principalmente e poi si vedrà. Grande sospiro prima di tirare, ai ai ai, per la Virtus L'Aquila. C'era una ghiotta possibilità, ora Sebastiano Barbieri va nuovamente al tiro. Colpisce, carica il pallino. Vediamo un po' cosa succede. Sono tutti davanti al pallino e noi non riusciamo a vedere il gioco. Vabbè, aspettiamo un attimo e poi, ripeto, il punteggio è di 5-4 per l'Aquila e il punteggio dei 7, 4-3 per Ancona. Ora vediamo il pallino, lo tira Cesini, quindi un punto è sicuro per Ancona. E in effetti è un punto e ci troviamo nuovamente in parità, 5 pari. Ancora pallino sul lungo e ancora un ottimo punto da parte di Cesini. Marco Di Nicola al tiro. Colpisce pieno. Punto prima. Buona la boccia di Sebastiano. Crea un bersaglio. Sicuramente dichiara la boccia, pezzo più grosso, non è valido se colpisce solo il pallino. Colpisce Manuelli e rimane, prende il punto, rimane dentro e prende il punto. Ancora un accosto, vedete, si gioca boccia su boccia. Questa non è buona e sicuramente toccherà a Cesini rifare questo punto, anche se prendono tempo e, vedete, sembra che la coppia vada a passeggio per il corso, anzi chiedono addirittura time out. Su un punto abbastanza largo, sembrava ovvio per noi semplici mortali in campo, nel campo delle bocce, ma per i grandi, ecco, c'è la possibilità di parlarne, e perché le idee potrebbero essere diverse.
ma secondo me alla fine non dovrebbero andare lontano, ma mi sembra di no, io ero convinto che andasse appunto Cesini e invece fanno la voce grossa, direi. Ecco, grande Manuelli, grande, grande, grande. Però, sì, ha fatto un fermo, ma vedete la boccia verde tornata su, quindi il secondo punto, ma comunque 5 pari avevano fatto un pensierino di fare 2 fermi, sempre che poi siamo sempre nel discorso del se e del ma. Non si possono mai prevedere poi i giochi come avvengono. Giocata male questa boccia da parte di Marco, sembra che Manuel abbia detto a Cesini che il punto non è preso e in effetti Cesini viene all'accosto. Possibilità di portarsi a una lunghezza dalla vittoria, non solo di questo set, ma anche dalla vittoria di squadra. Dicevo possibilità, ma che Cesini non so se la coglie, anzi direi proprio di no perché ha un gesto di stizza. E quindi un punto solo, 6 a 5 per Ancona 2000. Un punto qui era possibile e molto importante nella partita, nel set, diciamo in tutto, qui un punto c'era la possibilità di metterlo, però probabilmente anche la stanchezza, la tensione, gioca dei brutti scherzi. Ancora Cesini prova a impostare il gioco nel migliore dei modi, lo fa, continua a farlo, lo ha sempre fatto. Boccia insidiosa ma non buona, particolarmente buona. Insidiosa perché sul corto, vedete, sono indecisi se tirare o se andare a punto i giocatori dell'Aquila. Poi alla fine decidono con Sebastiano di andare a punto. Ma non è valida nemmeno questa, anzi direi decisamente brutta. Vediamo un po' se Marco tirerà la boccia del punto. Sì, boccia del punto. Erano già praticamente indecisi prima di far gioco. E puntualmente capita che nell'indecisione si può sbagliare, e così è stato. Vediamo Cesini, ha molto spazio per riprendere il punto. Prende, buono il punto, questa bisogna per forza di cose toglierla. E ci dovrebbe pensare Marco Di Nicola. E parte il pallino. Ai ai ai. È andata malissimo. Sembrano 2 punti. Determinante questo tiro sul pallino da parte di Barbieri. Vedete, sembrava una partita quasi terminata e con questo tiro sul pallino
direi che per il momento ancora è giocabile. Una giocata bellissima da parte di Sebastiano Barbieri, dopo la sfortuna, direi dopo la sfortuna di Marco Di Nicola, che ha caricato il pallino creando un'opportunità grossa per Ancona 2000. Vediamo il tiro di Gianluca Manuelli, ha tirato la boccia corta, in pratica il secondo punto, non colpendo ma colpendo quella del punto. Non è valido la sua giocata, quindi vantaggio e si ripristina il gioco, due punti a terra, 5-6 il punteggio per Ancona 2000. Ancora una giocata per Manuelli, su quella boccia la colpisce ma se ne va pulita, quindi un punto solamente, diciamo solamente, ma è di lusso, direi, questo punto per la Virtus L'Aquila, che in questa tornata avrebbe potuto perdere set e incontro. E invece riconquista il pallino e si porta sul 6 pari. Ancora molto interessante questo incontro. Vediamo la giocata di Barbieri. Non è sicuramente contento di questa sua giocata e non lo potrebbe essere, in quanto è una boccia molto molto larga sul corto sicuramente, ma 80-90 centimetri, se non direi più, anche un metro. Tira lateralmente questa boccia Cesini, buonissima. Cesini ha quel peccato di non aver messo quella boccia per il secondo punto due giocate fa, e adesso la passeggiata, prima era di Manuelli e di Cesini, ora la stanno facendo Marco Di Nicola e Sebastiano Barbieri. Qui e c'è un time out, scende anche Dino Tarquini per consultarsi con i suoi giocatori. Appunto, possiamo fare una previsione, appunto sarà difficile, perché la qui c'è da tirare o boccia o pallino. Marco Di Nicola cerca di dire la sua in qualche modo al CT. Punteggio 6 pari, 7-4 Ancona, 3 L'Aquila. Nel frattempo la regia ci ha inquadrato il tipo di scarpe che indossa il CT dell'Aquila. Noi divaghiamo un pochino perché prendiamo un po' tempo, vediamo un po', dalla posizione sembra che possa tirare la boccia del punto, vediamo un po'. Tira la boccia in quanto è stato in posizione dritta e non di traverso, come avrebbe potuto tirare il pallino anche per cercare di buttarlo fuori campo, e quindi nuovo costo per Marco Cesini. Ottimo ancora il punto da parte di Cesini. Ora dovrebbero continuare, essendo il punteggio di 6 pari, se colpiscono due volte
al massimo, voglio dire, vanno a 7 e non hanno la possibilità di vincere l'incontro in questo tiro. Vediamo Marco, colpisce ancora lui il suo, però, sono 2 punti a terra e quindi se prenderà il punto, ma questo anche se lo prende è molto largo e non so nemmeno se lo abbia preso, l'arbitro dice di no. Gravissima questa tirata da parte di Manuelli. Marco Cesini fa comunque controllare, è pronto anche il direttore di gara in questa circostanza, momenti determinanti dell'incontro. Punto non preso, quindi Manuelli va nuovamente a tirare, guardate un po' dove è andata a passare, quando sicuramente la boccia l'aveva tirata esternamente, ma le bocce spesso fanno, ha rischiato tantissimo perché colpendo la boccia corta degli avversari, e qui non è tanto agevole questa bocciata, sì, la boccia si vede, però c'è la possibilità anche di caricare un pallino, sul 6 pari è un rischio troppo grosso, la tira sotto mano, colpisce, ma poi l'ha colpita dalla parte interna, rischiando tantissimo sulla sua, quindi comunque bravo Sebastiano che ha avuto coraggio di tirare sotto mano, sarebbe stata una bellissima opportunità per l'Aquila, che avrebbe potuto vincere il 7 e pareggiare l'incontro. Comunque ha colpito e si porta sul 7-6. Comunque rimane il fatto che Manuelli, non prendendo quel punto, ha rischiato tantissimo, ma qui purtroppo ogni tanto capita anche, si dice tra virgolette, capita anche nelle migliori famiglie. E queste sono sicuramente giocatori di grande esperienza e di grande talento, direi. Qualche volta sbagliano anche loro. E fa più effetto alle volte vedere un errore di questi giocatori di tante e tante bocce giocate al meglio. Ottima la ottima diciamo questa giocata da parte di Sebastiano, chiede all'arbitro Cesini dove potrebbe essere buona per prendere il punto, trasponda e boccia del punto, c'è tanto spazio in effetti. Sembrava molto più buona da questa prospettiva. Ora Sebastiano la deve giocare bene se vorrà prendere il punto e tirarla possibilmente sulla boccia di Cesini o sulla sua. Ma l'ha giocata malissimo secondo me, anche se rientra, ma poi è lunga anche. L'avrebbe dovuta giocare tra la sponda e la boccia del punto. Comunque non è preso. Vediamo Marco Di Nicola. Forse Sebastiano ha avuto troppa fretta in questa circostanza nel tirare, come ha lasciato la boccia, abbiamo visto già che era esterna e non giocata, anche se fosse stata anche leggermente lunga, andava giocata sulla boccia del punto e quindi aveva la possibilità anche dell'appoggio. Vediamo la decisione dei due, tira pallino e boccia sicuramente, da quella posizione tira pallino e boccia lunga di Sebastiano. In effetti
colpisce, il pallino va fuori, il pubblico locale naturalmente applaude la giocata di Marco Di Nicola, si rifà il tiro. Partite che non finiscono mai, ma sono anche belle da seguire, perché sono appassionanti, perché ci sono delle bellissime giocate e perché qui si sta giocando per i 3 punti per Ancona o per 1 punto ciascuno. E direi che il punteggio poi la fa da padrone per l'attenzione che ci si mette nel seguire una partita del genere sul 7-6. 7 l'Aquila. Tiro di volo da parte di Manuelli, scusate l'interruzione, bellissima questa giocata di volo, è arrivato un altro risultato ma che non è finale e non è determinante, a Colbordolo dopo il 3-0, 3-2 il punteggio, sempre naturalmente a favore di Colbordolo, tra Colbordolo Boville, 3-2 dopo un iniziale 3-0, avevano cambiato a 3-1, e quindi è terminata la prima coppia a Colbordolo, mentre qui siamo agli sgoccioli. Colbordolo dovrebbe finire l'incontro dopo le 19, quindi non saremo in grado di darvi quel risultato perché qui siamo, dicevo, agli sgoccioli. Ancora una giocata di volo da parte di Manuelli con ancora valida, punteggio, dicevo, 7-6 per l'Aquila, punto a terra per Ancona, Marco Di Nicola all'accosto, vantaggio di boccia per Ancona 2000, 2 bocce per Marco Cesini, che non disdegna sicuramente sia nel volo che nel tiro sopra e sotto mano. Rientra leggermente la boccia, ma è abbastanza larga e sembra che non vogliano tirare, non c'è da tirarla perché è una boccia sui 55-60 sotto la sponda destra, quindi una sponda che non è difficile, è inutile stare qua a dire tante cose. E se Marco gioca come ha giocato fino adesso Cesini, Marco, sono entrambi Marco, se gioca questa boccia come ha giocato fino adesso non dovrebbe avere difficoltà a togliere questo punto. E ben tirata, applausi dei tanti spettatori di Ancona presenti qua, e ora bisogna togliere quella boccia. E poi non è finita, perché anche togliendo quella boccia ha la possibilità Cesini, con un sottomano, con un tiro di volo ben fatto, di vincere l'incontro. Decidono per il tiro e Di Nicola, Marco Di Nicola va al tiro sulla boccia. Colpisce pulito, quindi ha la partita a terra se Cesini non prendesse il punto, ma vediamo un po' che Manuelli chiede all'arbitro di segnare i 40 centimetri perché Marco Cesini va al tiro di volo. Colpendo e rimanendo fa partita lui, se non la colpisce è partita per la Virtus L'Aquila.
Vediamo questa giocata determinante, direi. Determinante per due motivi. Un terzo potrebbe portar via la boccia pulita e si va sul 7 pari. Colpisce la boccia pulita. Ed è partita ugualmente. Sono due punti a terra. Vince partita 8-7 Ancona 2000 e vince anche l'incontro per 5-3. Direi che è veramente tutto dall'Aquila. Per il momento vi rimandiamo magari sugli appassionati di Facebook o su il nostro forum per i risultati finali. Dall'Aquila è veramente tutto. Vince Ancona 2000 che va in testa alla classifica con la Pinetina che ha battuto Monte Gridolfo. A voi tutti la più cordiale buonasera.